pochino di grasso di pecora con Maurizio Merloni. Ho già capito come va a finire. Signore e signori, entri il nostro cliente successivo. Un applauso! Maurizio Merluzzo. Oh. Ciao, Murri! Come stai? Bello, compa, sono contento, mi sono messo la coppola per venire in Sicilia. Giustamente, per venire. No, mi hanno visto arrivare con la coppola, mi hanno detto, ma qui in Sicilia nessuno è la coppa. Ha detto, allora va, fanculo. Allora, direi che, niente, mi ero preparato anche un sacco di battute da farti, ma non me le sono dimenticate tutte, Mi chiamo Merluzzo, puoi fare un milione di battute, mi prendeva per culo. Sì, ma tipo, pure l'ostetrica quando sono nato mi ha preso per il culo. Cioè? Che sono nato, mi ha preso per il culo. Sarà una puntata intensa. No, avevo in mente di chiederti qual è il colmo per un merluzzo, ma chi minchia lo sa il colmo per un merluzzo? Quindi inventiamo. Qual è il colmo per un merluzzo? Il colmo per un merluzzo? Essere muto come un pesce ma fare il doppiatore. Per favore, Oh, Bacco! Cioè, quale di questi frullati è... Ma come frullati? Iniziamo così a bomba. È esistente. Aringa e aceto. Salame, cioccolato, chiodi di garofano e... cardamomo, popcorn e caramelle. Ma ho un'obiezione. Caramello. Se scrivi alla fine del foglio non si legge un cazzo. A parte che c'è scritto caramello. Ho un'obiezione prima che Maurizio poi dia la... Prego. Ma uno può frullare il cazzo che vuole. Io posso frullare anche bravo, esatto. La menta. Però questo è un prodotto che viene venduto. Capito? Cioè è commerciale. Cioè tu lo trovi. Negozio puoi trovare così. Sì, io frullo. Ma che significa? Ma è se vabbè. Quelli perché poi... Chiodi di garofano e cardamomo. Risposta sbagliata. Wow. Aringa e aceto. Ma che cazzo? Popcorn e caramello. Però non vale perché sbaglia la prima. No, ecco, ho indovinato. Hai capito, me la sono presa. Ora voglio sapere dove si vendono popcorn e caramelle. Popcorn e patatine, c'è che la estate e che la... Ma lui è Maurizio Merluzzo, è napoletano? No. Cioè ha origini napoletane? No, che lui fosse del nord me lo ricordavo, non mi ricordavo se... Cioè, lo mangi ormai tu. Ormai l'hai toccato. Cioè, siccome... Però lui ha sbagliato, quindi lo mangi tu. Sì, lo mangio io. Lo mangio io. Ammazzati. No, da davanti. Dall'angolo... Cos'è? Bastardo. Minchia, l'ho mangiato poco fa, però. Te l'ho tolto! Ecco che minchia era sta puzza di aceto. Ma ci credo che è il primo. Per forza è il primo. È pole position. E vomito con questo, ragazzi, mi uccidono. Certo. Fai il... Sono... Mamma mia, che coraggio. Devi fare però il coraggioso quando mi mangio la merda, no? Quando mi mangio queste cose. Qual è il cibo più consumato in Italia? A. Cotoletta. B. Canederli. C. Osso buco col risotto. D. Polenta. Penso di essere incinta dopo questa lettura. Io dico polenta. Ma scassa male. Cotoletta. I canederli. Ma no, devo rispondere io! Canederli. Osso buco col risotto! Vaffanculo! Minchia, i canederli li mangiano solo in Trentino! Ma che cazzo ne so se non è la polenta! Ma sei che cazzo sono i canederli! Questo! No! Non c'ho un cazzo, qua è leggerissimo. Tra l'altro sto notando che mi avete messo con dietro la maglietta di YouTube, ma la mia carnagione è uguale alla maglietta. Quindi paio... Mi stai chiedendo di colorarti in posto? Sì, per favore. Non lo so fare, quindi. Sì, per favore. Proteine. Che cazzo vuol dire proteine? Sono stato imbevuto di proteine, devi mangiare. Ma nel senso che gli devo sparare nel piatto. Però tu non lo sai, ma lo sperma di tonno, anche detto lattume, ha 51 grammi di proteine per 100 grammi. Lama. Cioè, devi farti lo shaker adesso? Ci sono tre piatti brutti. Ma sono già due buoni, scusami adesso. Sei fottuto. Ora voi aspetterete i cazzi miei che mi faccio lo shaker. Sei troppo grosso. Sembri il mio capo. Bene. Ristorante più costoso del mondo. A. Ultraviolet in Cina. B. Masa. In quel posto che c'è scritto lì. New York. A me. C. Sublimotion. A Ibiza. Ah, ti sto doppiando. D. Il blu. A Roma. Rispondi te per l'Ultraviolet in Cina. Ma sarà il Masa New York. È il Sublimotion di Ibiza. Oh, mi hai rotto i coglioni. Cioè mi hai rotto i coglioni. Bippa questo.
Cioè, non mi era mai capitato che ma tu hai studiato per caso? Io? No. Ah, ok, no, perché qui gente che studia non ne vogliamo. Io, infatti, per copertura la faccio all'università. Infatti, sono 7 anni che ancora mi devo laureare. Cioè, 41 anni. Cioè, 41 anni. 7 anni! È introduttivo! Il fato potrebbe trasformarsi in feto una volta aperto. Beh, per quello io ho detto la Cina. Una volta in Egitto. Perché in Cina si trovano i feti. Sì. Sì, si trovano. Da mangiare ai ristoranti, feti umani. 20-30 mila euro lo mangi un feto. Guarda che qua feto comunque vuol dire puzza. Ma io credo in italiano. Ah, perché secondo te un bambino di 3 settimane cotto al forno profuma? Effettivamente. Vabbè, bando alle ciance! Ma cosa è successo, raga? Ma nel 2018 eravamo così disinibiti? 19? Sono 2 anni fa, eh? Cos'è successo? No! Che vabbè, ma è codica! Palle! È codica! È codica! Mangia, è buona questa. Ma cos'è questa parte qua orribile? Vabbè, lasciamo stare. Che uomo. È codica, dai, mangia. Hai capito che è codica? Non ti piace. Sei proprio un mezzo uomo. Però tu non puoi venire qua a mettere in dubbio la mia mascolinità, nonché eterosessualità. Tu dici che c'entra? No, perché un po' mi piaci. Quindi... Guarda... Allora, o ci diamo una calmata qua o... Mi sarei stupito del contrario. Giorgio, si sente... Romano, molto importante la pasta. E mica mi hanno fatto. Bravo, fotto tenne. Ho detto che tipo la fritto, secondo me ne devo usare. Bella sta questa idea, io la posso mangiare. Non so di un cazzo finora, è che ho ancora il sapore delle proteine. Che sai che il sapore è? Sa di... Certo che lo so. Alimento più ricco di proteine. A. Uova. B. Latte. C. Carne rossa. D. Acciughe. Scrivi veramente male. Suppongo che siano le acciughe. Scrivi veramente. Hai latte manco per il cazzo perché tipo è piscio. Ma il latte non ha proteine, capito? La caseina nasce dal cazzo. Vai. Ignorante, su 100 grammi sarà, no? Se metti 80 litri di latte e... Anche perché era sé. La risposta secondo me è A, uova. Sì, non è male questo. Attenzione ragazzi, partirà 3-2-1, copica. Non ti voglio condizionare. Ce ne sono 2 arancioni e 1 nero. Hai ragione, prendo quello nero. Mi è sempre piaciuto prenderlo nero. Perfetto. Non era un'allusione a... Scappelliamo il piatto. Vabbè, io ne me ne vado però, eh. Ma che cazzo è? Uguale a quello di prima. Uguale. Che cos'è questo? Mi dollo? Che cazzo è? Oh no! Senti com'è calloso! Queste sono palle di grasso. Ma tu mangi altre cose con la stessa voracità? Mi spiego. Quanto spesso la tua ragazza è di buon umore? Molto spesso. Ora capisco il perché. Quindi ci sono solo 2 piatti al centro della Madonna. Manca Dio, ma che è? Una sola cosa. C'è una cosa che mi mangia i denti, me la levi con la lingua. Ultima domanda. Oggi tutte così, più costoso, più mangiato, più fottuto. In più, sono belli in più. Formaggio, però questo è interessante. Formaggio più costoso, formaggio diretto. Il Casumarzu. White Stilton Gold o Bitto Storico? A te la risposta. È che tu non la puoi sapere perché si sa che il pesce non va d'accordo col formaggio. Ma io sono tollerante al lattosio, quindi... Mi ha rovinato l'unica battuta che volevo fare. Il formaggio di renna. Cazzo va a mungere una renna in Lapponia! Cosa è difficile? Che cazzo è? Secondo il me... Il bitto storico. Secondo me questo White Stilton Gold era cazzato. No! Il bitto storico! Il pule! Il pule! Ah, era il pule. Ma c'ero indeciso. Che formaggio è il pule, scusate? 1000 euro al chilo! Cioè sono circondato! Io ho azzeccato! Che hai detto tu? Io ho detto pule, all'ultimo. E per forza, cioè, per esclusione... Che cazzo vuoi? Hai avuto 4 opzioni! Ti sta difendendo! Hai avuto 4 opzioni! Sta difendendo! È più grosso di me, devo subire. Ti sto dicendo, per esclusione, ovviamente hai vinto tu. Devi scegliere il piatto. Ambarabà, cicco, 3 civette, sugo, mo. Che facevano? Non si può dire. La popolazione. Con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, pure io mi ammalerei se vedessi mia figlia che scopa con 3 uccelli. Ambarabà, cicco, voglio questo. 3. Potevo non fare una cosa così banale. Però...
No, 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 fammi parlare adesso. Io! Qui si ride e si scherza. Qui si ride e si scherza. Si pensa che veramente io adesso lo so, è merluzzo, è cannibalismo. È peggio delle altre cose. Quale fra questi? Fra questi, siamo al risparmio di parole, può causare autocombustione. A. Noce. B. Uva. Mi fa ridere perché ciccipolla. Sei un camion di minchiate, però. Ciccipolla. D. Pistacchi. No, prima hai iniziato tu. No. Perché poi l'ha detto io. No, il primo. Prima hai iniziato tu. Ma in che senso? Perché poi l'ho detto io e ho sbagliato. Poi tu hai sbagliato. No, ha ragione, ho detto. Scusami, ho sbagliato, avevi ragione. Per me è la cipolla. Porca troia! E io pure che ascolto! Io volevo dire pistacchi. Boom! Oh yeah! Io amo i pistacchi! E ora ancora di più! Sai che cosa vuol dire che starò tutto il giorno a guardarli finché non prendono fuoco da soli adesso? Quindi adesso, caro il mio merluzzo, dai, lo mangio anch'io. Scoprirai. Non sai nemmeno che cazzo c'è. Dai, lo mangio c'è uno. Dai, lo mangio. Let's go. Questo, caro il mio Maurizio, è il Lamsal. Amsatog. Lamsatog. No. Se vuoi sapere cos'è, te lo dico subito. È tipo quella roba che ha mangiato. Forse diventerà dopo averlo mangiato. Questo è grasso di pecora sciolto. Porco zio, che schifo. Madonna, che schifo. Mica, è buonissimo. Mica, ma sei un maiale. È buonissimo, senti. Sa di bacon, quasi. Da tipo di patata fritta. Sa di Leroy Merlin. Che cazzo. Però prenderlo ha un non so che di soddisfacente. L'ha ammesso, eh. Senti che puzza di merda che fa. Ora sì. Ah, c'è da considerare una cosa. Questa è la penitenza tua, perché tu hai sbagliato. Quindi tu ti fai quel bel cucchiaione. Io l'ho assaggiato, ho dato. È pure buono secondo me. Madonna, che idea! Tu prendi questo, ci fai il soffritto, okay? No, Big Bro, chiudi sta roba. La gotica di prima e il calcagno a pezzettini. Ma è una fogna, hai Maurizio. Le mani più grosse di quelle di mio padre. Ma hai idea di cosa ci voglia per maneggiare un cazzo come il mio? Perché parlo io? Perché ci voglio provare sempre? Ma perché questo modo l'hai per chiedere? 3, 2, 1! Vai! Madonna di Dio, raga. Degustation, butta giù, dai. Come ti ha insegnato Merluzzo? No! Bastida. Vai, butta giù. Butta! Inguia! Singing late night in the windowsill. If the lightning don't get you, then the thundercats will. Didn't break that face, now you gotta be kidding me. Getting my humans to do my bidding, see. I got perfection running through my bloodstream. I'll take a drink now.